Un po' me l'aspettavo e non ci è voluto molto prima che la nuova Peugeot 2008 rubasse quello che è il telaio, quello che è il look della piccola utilitaria di casa, ovvero la Peugeot 208, e li facesse propri. Però questa nuova SUV, anzi la casa la definisce CUV, City Utility Vehicle, è più grande nelle dimensioni, è più tecnologica e ha anche il motore elettrico. Dal vivo quasi non la si riconosce, anche perché è lontanissima dalle linee morbide e femminili della vecchia Peugeot 2008. La nuova 2008 è più SUVizzata, più simile alle sorelle maggiori 3008 e 5008, ma allo stesso tempo anche più sportiva, più vicina a quella che è la linea della 208, soprattutto all'anteriore con queste zanne LED e al posteriore. Anche la fiancata è molto interessante, molto spigolosa, bella tagliata con l'accetta. Ma quello che cambia davvero nella presenza su strada è l'imponenza. Le dimensioni sono cresciute, l'altezza è rimasta la stessa in realtà, però ci sono 14 cm in più di lunghezza, che la portano a un totale di 4,3 m, quindi siamo nella taglia XL dei B-SUV, siamo qualche centimetro più lunghi della Volkswagen T-Roc per intenderci, e un passo più lungo di 6,5 cm rispetto alla Peugeot 208, quindi il telaio è lo stesso ma i passeggeri posteriori trovano molto più spazio. Io che sono alto 1,85 m sto comodo anche con la testa e ci sono molti centimetri per le gambe, e poi ci sono 3 cm in più in larghezza. Tutto questo si traduce anche in un bagagliaio più grande, sono circa 25 litri in più rispetto al bagagliaio precedente per un totale di 434 litri. L'altra grande novità è che, come sulla Peugeot 208, ci sono motorizzazioni benzina, diesel e elettrica. Infatti c'è anche la versione E da 100 kW 136 cavalli con 310 km di autonomia secondo il ciclo WLTP e gli stessi esatti centimetri di spazio, non si perde neanche un litro di bagagliaio. Quindi stessa carrozzeria per tutte, motori elettrici benzina e diesel. I benzina si dividono tra i PureTech, tutti tre cilindri, 1200 turbo da 100, 130 e 155 cavalli, mentre i diesel ci sono in versioni da 100 e 130 cavalli, l'elettrico come abbiamo detto 136 cavalli. In questo momento sto provando la versione diesel Blue HD con il 1500 da 100 cavalli ed è un motore che conosco molto bene, è un motore molto coppioso, anche nelle marce alte si affonda il gas e c'è poco ritardo e tanta schiena. C'è un po' poco a lungo, ma questo non è importante su un'auto di questo tipo. È un po' rumoroso agli alti regimi, c'è un po' di rombosità, però è meglio del tre cilindri che ha una sonorità ancora più ruvida e frulla un po' più, vibra un pochino di più. Quindi il diesel nel complesso è il motore più cremoso tra tutti. La potenza è più che adeguata per la massa dell'auto, eh. Non dico che è brillante, però le prestazioni sono soddisfacenti, sicuramente non muore, e questo grazie anche al cambio EAT8, l'automatico 8 rapporti, che snocciola velocemente le marce, è molto dolce nelle cambiate, più dolce di un doppia frizione, e quindi rende la guida molto piacevole. Ma la cosa che più mi colpisce sono gli interni. Ecco, sono uguali, proprio uguali a quelli della Peugeot 208, ma questo è un bene, perché la crescita che ha avuto Peugeot in quest'ultima generazione, la crescita di qualità percepita è davvero alta. Fatta eccezione per qualche assemblaggio, c'è qualche gradino di qualche centimetro, soprattutto nel passaggio portiera-plancia, devo dire che i materiali siamo veramente a livelli di auto con brand premium. Ci sono plastiche belle da toccare, il design molto high-tech, giovanile, con i tasti a pianoforte, con i tasti a sfioro, lo schermo versione XL cinematografico, e poi la vera chicca è questa strumentazione digitale tridimensionale che praticamente proietta un ologramma come li vedete venire verso di voi. Sotto infatti c'è uno schermo digitale e sopra c'è un vetrino su cui vengono proiettate altre informazioni, e devo dire che è molto scenografico. Peccato che, come al solito, il volantino piccolo della strumentazione, del cruscotto iCockpit di Peugeot, che diciamo è il cruscotto più personale che troviamo su auto almeno generaliste, di questo volante molto piccolo, questa plancia molto raccolta, ha sempre il difetto di impedire un po' la visuale. Non è mai abbastanza alto, se lo tenete basso, io sono alto 1,85, devo tenerlo praticamente sulle ginocchia per vedere bene la strumentazione, e questo è un difetto che più o meno
hanno tutti i cruscotti ai cockpit, dipende poi dalle auto a seconda di com'è la seduta. Tolto questo, devo dire che è un'auto piacevole da guidare in città come in curva, dove sfodera da un telaio non male. C'è un pochino di beccheggio quando si frena e quando si accelera, ma in curva l'auto è piuttosto piatta. Questo grazie a delle belle barre antirollio che permettono di essere gentili sulle buche, ma allo stesso tempo di avere un bel handling quando la si lancia in curva. È molto stabile come auto, il posteriore rimane piuttosto fermo, più che sulla Peugeot 208, ma alla fine non è fatta per essere violentata in curva. Detto ciò, lo sterzo è leggero, è piuttosto preciso, è più diretto che preciso, perché poi in realtà non è linearissimo, c'è un po' di vuoto nel primo quarto e poi inizia a sterzare tanto, ma il volante piccolo comunque riduce i movimenti delle mani, dei polsi, e quindi con pochi gradi si riesce a disegnare delle traiettorie non male. Questo è un piccolo appunto per i fanatici della guida. L'auto però è comoda, è silenziosa, ha una bella vista dall'alto sulla strada, permette di dominare la strada, e questo sicuramente piace come sempre alle donne e a tutti quelli che scelgono il SUV piuttosto della classica utilitaria o berlina. Insomma, si guida molto meglio rispetto alla precedente versione, ma quello che mi piace di più è proprio la sensazione di qualità dovuta al design e ai materiali dell'abitacolo. Arriviamo infine al prezzo. Quanto costa questa nuova Peugeot 2008? Allora, si parte da 23.050 euro per la versione diesel da 100 cavalli nell'allestimento base. Si arriva poi a 24.350 euro per la versione PureTech da 130 cavalli benzina, e infine ce ne vogliono 38.000 per la versione elettrica da 136 cavalli. Ma in realtà Peugeot spinge molto su altre modalità di acquisto dell'auto, come il finanziamento o addirittura il noleggio. Il finanziamento prevede una rata anticipata di 4.100 euro più 199 euro al mese per le versioni diesel e benzina da 100 cavalli. Mentre per quanto riguarda il noleggio, Peugeot ha calcolato che le tre motorizzazioni top di gamma, quindi il 136 cavalli elettrico, il 130 diesel e il 130 benzina, più o meno si equivalgono, quindi con una rata anticipata di 4.100 poi più o meno il costo è quello di 430 euro al mese, compreso di tutto, sia nella versione elettrica sia nella versione benzina che diesel da 130 cavalli. Quindi più o meno si equivalgono in termini di costi, perché l'elettrica costa un po' di più ma si risparmia ovviamente sul carburante, mentre le benzina e le diesel alla fine, calcolando la piccola manutenzione, l'ordinaria e la straordinaria perché è tutto incluso, più o meno alla fine il prezzo totale è quello. Se vi è piaciuto il video mettete like, iscrivetevi al nostro canale e soprattutto vi invito a commentare qua sotto, fateci sapere cosa ne pensate di questa nuova Peugeot 2008. Let's go.